Cosa si può dire di CNI che non sia già stato detto? È quello, si rischia di cadere nella banalità, no? CNI è CNI. S'il vous plaît, à l'entrée 1, 2, à droite. Se esiste da così tanti anni, e da così tanti anni riscuote il successo che riscuote, che ha persone che vengono da 3-4 generazioni tutti gli anni a vederlo. Queste cose non succedono per caso, succedono perché si dà della qualità allo spettatore, perché si ha rispetto dello spettatore, perché al finale non dobbiamo mai dimenticarci che noi viviamo perché esiste lo spettatore. Il giorno che non ci sarà più lo spettatore, noi che facciamo spettacolo non abbiamo nessuna ragione di esistere. Ecco, quello che ho trovato qui è questo, quel grande rispetto per le persone che vengono, che pagano un biglietto e decidono di venire a vederci. Quindi grande qualità, grande organizzazione, ma quello è inutile che lo dico, sono svizzeri, quindi dire che uno svizzero è organizzato è come dire che un italiano non lo è, cioè è una cosa talmente ovvia, no? Ma secondo me c'è molto più di quello, c'è un amore di fondo per quello che fanno, e si vede nei loro numeri, che sono ogni anno diversi, ogni anno di una qualità incredibile, e questo è difficilissimo farlo, non è facile. Normalmente chi lavora con gli animali fa un numero, lo porta a un certo livello e poi dopo va avanti con quel numero per molti anni. Loro, quando sono arrivati al livello migliore, cioè verso dopo 5-6 mesi che lavorano, devono già smetterlo per farne un altro. Ecco, così sono i CNI. Io penso che nessuna carriera di un artista di circo potrebbe essere completa senza almeno una volta avere pestato la pista del CNI. È un po' come per un tenore cantare alla Scala di Milano, o per un ballerino ballare al Bolshoi di Mosca.
tanti CNI sparsi in giro per il mondo. Penso che il nostro mestiere non sarebbe nella crisi in cui è in questi giorni. Niente, è tutto quello che dovevo dire. Adesso mi preparo perché c'è spettacolo e se no i CNI si arrabbiano se io non arrivo in tempo. Thank you.
Mm-hmm.